Ma non ci riuscirà. Sì, mi piace. Ma non mi va il fatto che sia lei a prendere l'iniziativa. Ma dai, non esagerare. Lei è così, giocherellona. E se mi stava prendendo in giro? Non credo che si disturberebbe a fare una cosa del genere. Se non ci fosse un buon motivo, le interessi davvero. È un colpo basso. Io invece sono riuscita a innervosire Alessandro. La verità è che gli uomini sono un mistero. Uno crede di conoscerli, ma non è così. Ti sorprendono sempre. E spesso negativamente. Credimi, lo dico per esperienza. Però è una buona opportunità per toglierti Miranda dalla testa. Può darsi. Gaia è fatta così e a lei piace giocare. Sì, però a me no. Le cose io le faccio sul serio. Ma Alessandro, che vuoi fare? Ehi! Questa cosa del medico non ci voleva. Che facciamo? Victoria non mi piace per niente. Neanche a me. E poi dovrò anche chiamare la mamma. Non sei riuscita a evitare che la tua futura suocera se lo portasse via, eh? Secondo lei, maestro, il medico scoprirà che i mal di testa dipendono da una pozione? Ad un primo sguardo, no, però... Però che? Forse se gli farà fare le analisi del sangue. Oh, no, no, non posso permettere che vada tutto a rotoli proprio adesso, non posso. Ma c'è un'altra cosa che sta iniziando a preoccuparmi. Che cosa? Io ti avevo avvisato di non esagerare con quelle gocce, vero? Spero che tu non gliene abbia date di più. E se invece gliele avessi date? Oh, non lo so. Io ho fatto le cose molto bene. Riposo assoluto, ha detto il medico, quindi devi ascoltarlo. Per sì. Favore, lascia che mi occupi di te, Alessio, e che ti aiuti a curarti. Che succede? Ehi! Non mi sento molto bene. Mi gira la testa, ho mal di stomaco, non so. E perché non chiamiamo un medico? Ci siamo appena stati. Dice che non ha nulla di particolare. Deve sicuramente essere una forma di stress fortissimo. Va bene, allora quello che devi fare è andare a letto e riposare. Sì. Qualsiasi amore cosa... mio, vita mia, gioia mia, che ti ha detto il medico? Che cosa che gli ha detto? Che non bisogna dargli fastidio, che deve stare tranquillo, che non deve essere in alcun modo disturbato, che deve assolutamente stare a riposo totale. Ma sono totalmente d'accordo, amore, devi riposare. Andiamo. Perché domani è il grande giorno, lo sai, no? Domani sì, è il andiamo, grande andiamo, giorno. Andiamo, tesoro, andiamo, andiamo. No, no, lo accompagno io, Victoria, lo accompagno io. Andate, sì. Andate, mamma. Non lo soffocare, Lucilla, no, per favore. No. Piano, stai, camminiamo stai tranquillo, piano. Amore, va bene. Questa situazione mi dà un senso di angoscia, Luna. Perché, Victoria? Perché ho un brutto presentimento. Sinceramente non lo vedo bene, mio figlio. Questo matrimonio improvviso non mi convince. Lui sta male, mio figlio sta male. Anche tu devi scrivere per la rivista? Sì, ma non è facile. Non lo so, non ci riesco. Sì, a volte succede. Sì, ma è questo argomento. È questo argomento, non riesco proprio a scrivere. Ma come mai? L'hai scelto tu oppure te l'ha assegnato Miranda direttamente? Ah, no. Ho messo il dito nella piaga, vero? Beh, se vuoi parlamene, io sono tutta orecchi. Altrimenti non farlo e io vado, non c'è problema. Per qualsiasi cosa chiamami, se hai bisogno. No, va bene. Quello che succede è che a me piace Toto, capisci? Ah, e lui è il ragazzo di Miranda. Sì, perciò non voglio impelagarmi. Io non voglio mettermi più fra loro due. Ci tengo ad essere amica di Miranda perché le voglio molto bene. No, su, vieni qui. E che pensi di fare allora? Beh, senti, ho un'idea. Anche io devo scrivere per la rivista e a dire la verità sono un po' stanca. Quindi che ne pensi se ci aiutiamo a vicenda? Io aiuto te e tu aiuti me, ti va? Allora dimmi, di che si tratta? Qual è l'argomento? Almeno una volta hai tradito la tua migliore amica? Sì, mi avete detto 48 ore, ma visto che era una cosa urgente, ho pensato che potesse essere pronto in anticipo. Va bene. Sì, mi scusi. Il fatto è che è un caso urgente. Ho bisogno che analizzate quel panino al più presto. Bene, grazie. Aspetterò la telefonata. Arrivederci. Oh, Luna! Ti stavo cercando. Guarda che succo di frutta delizioso ho preparato per te. No, grazie, Rita. L'ho già preso. Bene, facciamo una cosa. Ora lo metto nel frigo e tu lo prendi dopo. Bello fresco, 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 fresco. La ringrazio, ma non per me. Davvero, sono al posto.
Certo che quando vuoi sai essere antipatica e acida. Tu stai rifiutando quello che io ho preparato per te, per me, per berlo insieme. A dire la verità, no, lo capisco. No, Rita, mi dispiace. È solo che ho già mangiato e non ho voglia di altro, ma grazie lo stesso. Oh, ma che succede? Non ti fidi di me? No, Rita, non è per questo. Non ti fidi delle cose che preparo? No, ma perché dice una cosa del genere? Non so, mi è venuto così. Evidentemente è solo un'idea mia, sai. Che ne so, bene, vuol dire che lo berrò da sola. Chissà, magari qualcuno vorrà berlo insieme a me. Salute. Eccolo qui, Victoria. Il suo tè come le piace? Due volte verso destra e una verso sinistra, così non le viene la nausea. Bene, è da tempo che volevo parlare con lei, così esaminiamo la mia gestione, che diciamo, secondo il mio punto di vista, è soddisfacente. Bene, due punti chiave. L'opera di solidarietà, sì, che per la verità è coordinata da Felipe, e l'altro è che si farà il festival dei gruppi musicali con videoclip e tutto ciò che naturalmente ne consegue. Io e Miranda stiamo organizzando, insomma, stiamo seguendo la rivista di moda alla quale ovviamente lavorano ragazze e ragazzi, ma sono più le ragazze che ci tengono, i ragazzi anche, ovviamente, però visto che sono più interessati alle partite di calcio, giocheranno una partita per beneficenza e... È abbastanza interessante quello che le sto dicendo? Moltissimo, sì. No, a me sembra che vada benissimo tutto. C'è altro? Sento che c'è qualcosa che non la convince. No, senta, per la parte decorativa io credo che quella civetta e quei fiori diano come un tocco speciale alla direzione. E l'elefante al lato della campanella. Sì. Però non ho fatto molta attenzione a quello che ha detto, perché con questa cosa... Beh, la sincerità prima di tutto. Mio figlio, con questa notizia tremenda che si sposa, mi ha portato a un picco di stress che non ho ascoltato nulla di quello che ha detto, ma confido che vada tutto bene. Sì. Ed è la prima volta che mi succede che la priorità siano i miei figli e che non ci stia più con la testa. La campanella me la porto, ma non sono più informata sulle cose della Mastery. Victoria, lei è una grande direttrice, perché prima di tutto è una grande madre. Quindi io voglio che lei deleghi, che si occupi della sua famiglia e del collegio mi occuperò. La ringrazio per quello che no, mi ha Victoria. Detto. Avete macchiato il mio onore e pagherete per questo. Eugenia è mia. Voi l'avete abbandonata e lei così ha trovato il vero amore. Non può finire così. Eugenia e io siamo anime gemelle. Voi non contate niente per lei. Ah sì, questo lo vedremo ora. Per l'amore di Eugenia. Per l'amore di Eugenia. No, Eugenia, no. Tranquillo, amore mio. Che succede? Che ci faccio nella stanza di Miranda? Niente, eri stanco e volevi stenderti e Miranda mi ha detto di portarti qui per non farti fare le scale. Ma perché? Non capisco, ma sono svenuto. No, no, non è successo niente, amore, tranquillo, ci sono io con te. Manca così poco, amore, manca davvero molto poco per essere felici. Ti rendi conto? Ti senti meglio? Sì, credo di sì. Non so cosa sia successo, mi sono addormentato, perdonami. No, non preoccuparti. Bene, ora ti lascio cenare con i tuoi mentre io vado a ultimare alcuni dettagli che mancano per il nostro matrimonio. Sono dettagli importanti, sarò la stella della festa, non dimenticarlo. Ma non ti racconto niente, è una sorpresa. Bene. Ti amo. Già sta meglio, eh? Buonanotte, buonanotte, ci vediamo domani che è il grande giorno. Sì, ciao, ciao, cara. Ciao, salta ciao. Di gioia, domani sarà una grande festa. È sembrato a me o Lucilla se n'è andata? Sì, per fortuna. Se n'è andata, è così pesante. Mamma, perché sparecchi tu? Perché Rosa non c'è, non era d'accordo col matrimonio di Alessio e se n'è andata. Ecco, l'aiuto? Sì. Ehi là, che succede? Già sparecchiate? C'è un odorino buonissimo. Perché non mi avete aspettato per mangiare? Stavi ma ti senti meglio? Sì, mi sento alla grande. Succo di frutta, qualcuno vuole del succo? Io eccolo no. Qui. Come no? Ma bevi abbastanza durante il giorno? Forza, bevi sì, il succo bevo, di frutta. Sì, bevo. Bene, la tua fidanzata se n'è andata, quindi calmati. Sono tranquillo, riposato, mi sento perfetto. La fidanzata pesante, vorrei dire. La fidanzata pesante? È così, no, mamma? Ah? Come? No, niente. No, nulla, nulla. Ascolta.
È necessario che ti sposi, è necessario. Ma sai che quello che mi sorprende è che tu non mi abbia lasciato nulla da mangiare. Sì, non ti ho lasciato niente. Mi sorprende. Ma partirai così all'improvviso, veramente. Non lo so, sì, non lo so. Luna di miele, suppongo. Non so, Luna, tu che dici, vado o non vado? Io? Tu che faresti? Anche tu stai per sposarti, tu vai o non vai? Perché lo chiediamo? Uno deve andare in luna di miele oppure no? E chi è a quest'ora? Non so. Chi è? Ela! Ah, salve! Il professore, guarda chi è arrivato! Ti inviterei a mangiare, ma mia madre non ha lasciato niente. Fate entrare il fidanzato di Luna! Sei solo? Sì. Permesso, ti posso parlare? Sì. Se pensavi di farmi ingelosire con Caterina, ti sei sbagliato, Ivo. Non ci sei riuscito. No, tu forse mi hai frainteso, Valentina. Per me il videoclip è solo un fatto artistico, nient'altro. Se ti ho chiesto di essere la protagonista, non è certo per quello che c'è stato tra noi. Ho pensato a te distinto per avere il tuo aiuto. Devi aver capito un'altra cosa. No, no, è ovvio. Ovvio, scusami. È vero, ho capito male. Sì. Sempre capisco male, è mia la colpa. Scusami, no. Scusami tanto. Valentina, non so che stai tramando, ma ti giuro che non sei molto portata per il ruolo di vittima, quindi finiscila. No, tu mi fai paura. Mi fai paura. Pensavo che mi avessi chiesto aiuto per il videoclip perché volevi riavvicinarti a me, però no, non è per questo. Ma che vuoi allora? Che stai cercando? Ivo, dimmi che stai cercando! Sei insopportabile, non ci posso credere! Per te non c'è soluzione! No, non c'è soluzione, no! No! No, Felipe, davvero, non mi va di parlare ora. Allora, noi dobbiamo parlare, lo sai, l'argomento non è le nostre vacanze. Noi stiamo parlando del nostro matrimonio. È che non... Non so se mi voglio sposare. Perché? Non mi sento pronta, ancora non mi sembra il momento. Scusa, Luna, ma io non capisco. Hai di nuovo dei dubbi, per caso? No, Felipe, non è questo. Però... Aspetta. Pronto? Sì. Certo, domattina presto sarò lì. Chi era? Era un'amica del quartiere. Le ho promesso che domattina le porto alcuni libri. Luna. Eh? Davvero tu non vuoi sposarmi? Ragazzi, come sapete, mio fratello si sposa e ho pensato di riprendere l'evento da un punto di vista giornalistico per la rivista. Ah, no? Sì, mi piace, Miranda, mi piace. Oltretutto, quante volte capita un matrimonio in un collegio? Pochissime, quindi approfittiamone. Assolutamente. Sì. Miranda, io voglio intervistare gli invitati. Va bene. No, io voglio intervistare gli invitati. A me piacerebbe scattare le foto agli sposi. No, Olivia, no, sei troppo piccola per usare una macchina fotografica. No, perché l'ho detto io per prima. Ma la foto ci penso io. Basta. Voglio intervistare gli sposi e i testimoni. No, scusa, Geronimo, l'ho detto io per prima, quindi l'ho detto prima io. Basta, fate silenzio, per favore, zitti, state zitti. Organizzazione, ragazzi, organizzazione. Quello che faremo è che le ragazze si occuperanno delle foto e i ragazzi delle interviste, va bene? Però niente. Però. Ragazze foto, ragazze interviste. Foto. Tu ti senti colpevole di amare Toto e di tradire un'amica. E io mi sento colpevole di aver chiesto a Martin di lasciare per me il calcio, che è la sua passione. E tu perché gliel'hai chiesto? Perché io vengo da un'epoca in cui i valori erano la cosa più importante.